Condivido la proposta avanzata dal consigliere Bosolano rispetto al fatto di discutere il futuro di questo tema, che nessuno di noi non è interessato, anche se la premessa che ha fatto l'assessore è stata condivisa da tutti sul fatto della qualità della raccolta che noi abbiamo. Siamo i primi, ma certo non dobbiamo fermarci, ed è questa, diciamo, una promessa che è stata fatta dall'amministrazione e la persona dell'assessore. Io condivido molto che, siccome il tema di cedimento è una cosa molto delicata, io su questo però vorrei far riflettere un po' tutti. Ci troviamo con il cementificio che è stato autorizzato dalla Regione, e su questo tema forse di casa non vi parlate, Giuseppe, perché tuo fratello ha votato con l'autorizzazione. Tu oggi qua hai detto che sei contrario, e sono anche contento, ma comunque è bene che vi parliate ogni tanto, perché hanno autorizzato quella cosa che noi non c'entriamo niente. Quindi è un problema che va affrontato insieme, e condivido con Borzonello di presentare una mozione che vada in qualche modo a indirizzare la Regione ad evitare di fare altri camini quando ne ce n'è già uno. A me risulta che in Lombardia, che qualche volta più grande della Regione Friuli, ha un solo camino, che è Brescia, e molte discariche, molte, credo 42-43. Per cui francamente questa autorizzazione ci lascia un po' perplessi. Dopodiché però c'è, e l'incoerenza ci sarà nel momento in cui verrà autorizzata da altri. Per cui il nostro lavoro non deve essere solo nei confronti di questa amministrazione, credo che debba essere un lavoro che va a inficiare autorizzazioni che consentono magari comuni del Veneto portare a bruciare in una realtà come la nostra vicina, alla quale non servirebbe un camino, nella fattispecie forse con non le stesse garanzie che può dare un inceneritore di Trieste. Per cui condivido che in futuro questo discorso vada affrontato, però secondo me verso questa direzione, perché poi i problemi nascono perché qualcuno, un'autorità superiore alla nostra, ha autorizzato l'uso di un cementificio, e questo è il problema. Per cui comunque rispetto al resto condivido le risposte che sono state date, e ringrazio comunque i proponenti per la discussione che hanno aperto anche in questo Consiglio Comunale. Grazie.